Eccoci qua. Perfetto, da adesso inizia la registrazione anche dell'evento. Ciao Giada, buonasera a tutti, ci sono. Attilio. Buonasera Valeria, ti chiedo gentilmente di chiudere la telecamera e il microfono e ci vediamo quando sarà il momento del tuo intervento. Grazie. Entrare anche te. Perché? Perché non so se funziona con due. Ah, ma se entriamo in due dopo, ovvio che così. Attilio, puoi iniziare la gestione dei microfoni e delle telecamere, grazie. Damiano, prova a parlare gentilmente. Buonasera, ci siamo. L'evento inizia tra qualche istante. Si sente tutto? Perfetto. Dovrebbe sentire e anche vedere, giusto Giada? Ti sento, ti vedo perfettamente, grazie. Ok. Qualche iniziamo perché iniziamo abbastanza giusti, insomma, attendiamo Precisi, veramente precisi certo. qualche Eccomi, io sono minuto, qua. poi iniziamo. Ciao da Bedin. Buonasera. Buonasera, devo spegnere Ciao. la luce? Eh sì, è molto controluce, sì. Allora Dovresti aspetta averne una davanti. Grazie. Tra qualche minuto iniziamo, possiamo togliere la telecamera, a parte che tu sarai la prima di intervenire, pertanto. sì, dimmi se così va meglio, Giada. Vediamoti. Sì, ok, perfetto, sì. Sì. Ottimo. Perfetto, ottimo. Spengo tutto allora.
Non sento niente. Tra un po' iniziamo, non preoccupatevi se non sentite nulla, ma tra un po' stiamo per iniziare. Do il benvenuto a chi si è collegato in questo momento. Ancora un minuto, due, e poi cominciamo con la serata. Non preoccupatevi se c'è un momento in cui non sentite nulla. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, chiediamo a tutti quanti di spegnere telecamere. Buonasera. E microfoni, vi saranno comunque spenti se non, grazie mille, grazie, buona serata intanto. Buonasera. Buonasera. Quando dalla regia mi danno il via, siamo pronti per iniziare. Damiano, possiamo iniziare e poi riattivare il tuo microfono. Grazie. Perfetto. Buonasera a tutti e benvenuti a questo ciclo di 4 serate di orientamento online dell'offerta di istruzione e formazione superiore territoriale nella bassa padovana. Saranno appunto 4 serate di incontri online per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado in vista appunto della scelta delle scuole superiori. Come diceva Seneca, d'altronde non c'è buon capitano che abbia un buon vento se non sa dove andare, e noi appunto cerchiamo di presentare le varie offerte che il nostro territorio concede ai nostri studenti. Ovviamente questi incontri hanno dei posti limitati, però non c'è nessun problema perché la diretta potrà essere rivista il giorno successivo sul canale YouTube. Quindi per chi si è magari perso qualcosa o se avete qualche amico che vi ha detto, che vi domanda cosa avete fatto ieri, ma abbiamo fatto questo interessante incontro di orientamento, lo potete rivedere su YouTube. Ricordiamo che questi incontri sono fatti appunto con gli istituti della Bassa Padovana, ma in collaborazione anche con il Centro per l'Impiego, ed è un'attività prevista dal progetto della DGR numero 498 del 20 aprile 2021, progetto codice 182.001.498.2021, realizzata appunto in collaborazione con gli istituti scolastici di Conselve, Est, Monselice, Montagnana e Piove di Sacco. Per ognuna di queste 4 serate avremo degli ospiti appunto delle scuole e avremo anche degli esperti che ci presenteranno e parleranno del tema dell'orientamento e di considerazione sulle attitudini dei ragazzi. Io direi che, giunti a questo punto, se la regia è pronta, presentiamo i protagonisti della serata. Ringrazio innanzitutto la regia, sempre pronta e scattante, e i protagonisti dell'evento di quest'oggi. Abbiamo Elisabetta Frigerio del servizio Dispersione CP,
Per quanto riguarda il Pavoni, l'Istituto Pavoni, viene la presentazione dell'offerta formativa, abbiamo Veronica Furlane, la preside, Morena Frigo. E a seguire avremo l'intervento dell'esperta professoressa Donatella Zanusso, docente e orientatore, che farà appunto una digressione sulle considerazioni sulla valenza di attitudini, interessi, competenze trasversali e nella scelta orientativa. Avremo poi l'educandato statale San Benedetto e lo Jacopo da Montagnana. Per quanto riguarda l'educandato San Benedetto avremo con noi Matteo Bruschetta e Antonella Carta, mentre per lo Jacopo da Montagnana Lara Camun, Sabrina Ferraretto, Valeria Mangravita. Siamo in perfetto orario, 18:35, e quindi lascio la parola, invito a accendere il video e cominciare con l'esposizione Elisabetta Frigerio per il servizio di dispersione CPI. Io spengo così si sente solo la voce e lascio a lei la possibilità di trasmettere. Prego. Io ringrazio naturalmente Damiano, ringrazio chi ha organizzato questo evento, perché penso che sia uno degli eventi che relativamente alla scuola e al territorio della provincia di Padova sia, come dire, forse quello che a noi sta più a cuore, perché io mi occupo, ecco, io sono Elisabetta Frigerio e mi occupo appunto, come detto da Damiano, del servizio di contrasto alla dispersione scolastica per Veneto Lavoro e quindi appunto per i centri per l'impiego. Pare un po' strano che per presentare una serata in cui ai genitori e ai ragazzi viene presentata l'offerta formativa si inizi da quello che è il servizio che di fatto scende in campo nel momento in cui la scelta o il percorso che i ragazzi hanno scelto si rivela magari tortuoso e in qualche momento si interrompe. Ecco, io ringrazio invece di questa possibilità perché credo che a voi genitori, soprattutto ai ragazzi che appunto si apprestano alla scelta, e quello che state per fare è una delle cose che sicuramente è più importanti per la vita dei vostri figli, ma che ovviamente li impegnerà per i prossimi 3 o 5 anni a seconda dei percorsi scelti, e sarà un impegno grosso quello che verrà chiesto a loro. Può succedere e succede che questo impegno in qualche modo in certi momenti si trovi in difficoltà, e per me è fondamentale che voi siate informati, e quindi grazie dell'occasione, del fatto che la difficoltà ha comunque quantomeno un tentativo di risposta nella rete che con le scuole appunto il servizio orienta minori cerca di mettere in campo. Noi ci occupiamo di tutti quei minori che in qualche momento durante l'anno scolastico entrano in difficoltà col percorso scelto, o perché hanno sbagliato la scelta, cosa possibilissima, nel senso spero per tutti voi che sia invece una scelta molto più, vuol dire, facile e proficua, ma può succedere esattamente che la scelta non sia poi quella che pensavamo di aver fatto, e quindi ecco la difficoltà, la scelta è troppo, come dire, complessa nei fatti, e quindi ecco la difficoltà. Le scuole ci segnalano, ecco, i minori che stanno entrando in difficoltà, e il servizio offre tutta una serie di iniziative e attività che possono supportarli da una parte a rientrare nel percorso scolastico in altri magari indirizzi, in altre scuole, in altri istituti, oppure farci il carico appunto della loro difficoltà ed aiutarli a ridisegnare un progetto personale anche grazie all'inserimento lavorativo. Quello che voglio che veramente per voi genitori sia, come dire, chiaro dopo, come dire, passare l'informazione, che esistono percorsi che garantiscono ai vostri figli di poter transitare da istituti diversi, tra istituti diversi, oppure, come vedrete oggi, anche tra istituti di istruzione e istituti di formazione professionale, anche in corso d'anno. Questo per me è fondamentale che venga passato come concetto, perché pur sbagliando la scelta della scuola, non per forza occorre perdere l'anno e non per forza occorre ridisegnare il proprio futuro scolastico. Abbiamo in questa fase dell'anno, già quest'anno naturalmente da settembre a dicembre, tantissimi passaggi tra i sistemi, li chiamiamo così, quando cioè le scuole e il nostro servizio riescono a supportare i ragazzi che hanno sbagliato la scelta e a riorientarli verso percorsi diversi. Già la scuola che sceglierete è, come dire, il primo supporto per chiedere eventualmente un riorientamento laddove la scelta si dovesse verificare e risultare appunto difficoltosa. E qui io vi invito davvero, i docenti, i presidi e soprattutto
il coordinatore di classe saranno le persone che nei momenti di difficoltà potranno attivare tutti i servizi che la rete ha in seno. Il mio servizio, il nostro servizio è presso ogni centro per l'impiego e quindi territorialmente siamo comunque facente parte di una rete che si attiva velocemente. La cosa peggiore è quella di, secondo l'esperienza che appunto ormai da tanti anni facciamo con i vostri figli, spero non con i vostri propri, ma eventualmente, evidentemente appunto con i minori con cui ci interfacciamo, la cosa peggiore è quella di avere poche informazioni, di non saper attivare quelli che sono appunto tutti gli attori che in qualche modo li possono supportare. Quindi la scuola, il centro per l'impiego sono assolutamente in grado di darvi una mano per riorientare e reinserire i minori dentro percorsi di scuola e formazione. La cosa che, in ultimo, prima di lasciare la parola alle scuole, perché siete qui per quello, quindi non vorrei togliere minimamente spazio a loro, Orienta Minori è un servizio che nell'eventualità, io spero non accada, ma nell'eventualità per cui i minori dovessero interfacciarsi col mondo, col sistema scolastico e non volessero proseguire gli studi, e capita anche questo perché il nostro sistema normativo prevede evidentemente l'arrivo a diploma o qualifica come traguardi, diciamo, di successo formativo, ma è anche vero che ogni figlio ragiona e vive la sua realtà in maniera diversa e spesso si interfaccia col mondo della scuola magari con difficoltà. È possibile attraverso i centri per l'impiego ridisegnare anche un progetto professionale, evidentemente, che può essere chiaramente quello dell'inserimento lavorativo, che per noi è chiaramente subordinato e secondario a quello della scuola quando minorenni, ma che può trovare eventualmente nei tirocini, nell'accompagnamento alla maggior età attraverso una formazione in azienda, un'ottima possibilità perché i ragazzi non si perdano. Quindi il messaggio che volevo lasciare, e ringrazio di avermi dato l'opportunità, è quello che la scelta che state prestandovi a fare, a sostenere con i vostri figli, vi auguro sia la migliore possibile, ma esistono reti eventualmente di supporto, di riorientamento e di sostegno anche voi famiglie che chiaramente avete, come dire, tra le mani dei minori che anche per età sono evidentemente in una fase di grossa difficoltà, spesso di crescita, e quindi spesso incontrano difficoltà che però sono davvero difficoltà che la rete può riuscire a farsi carico e a risolvere. Quindi ecco, Orienta Minori, io spero che rimanga per voi così 10 minuti e basta, vi auguro davvero che sia una scelta la vostra e quella dei vostri figli migliore possibile, che li accompagni verso il successo formativo. Eventualmente i centri per l'impiego, ci sono naturalmente i centri di Monselice, di Conselve, di Este, quindi in tutto il territorio siamo presenti, possono sicuramente essere, come dire, un sostegno e un aiuto per chi invece in questo sistema trovasse delle difficoltà. Io ringrazio, ripasso la parola a Damiano e a Giada, quindi alla regia, perché sicuramente le cose che sentirete dopo sono più interessanti per i vostri figli di quelle che ho appena finito di dirvi. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro buon proseguimento e buona serata intanto. Grazie a te Elisabetta, sicuramente è stato molto interessante iniziare con te, con la tua energia e il tuo spirito, e passiamo appunto a cominciare a parlare con le scuole, con l'SFP Pavoni, che presenterà la propria offerta formativa, e abbiamo con noi Veronica Furlan e la preside Morena Frigo. Do allora la parola a loro per il Pavone, che eccoli qua che si stanno collegando. Prego dalla regia di aprire i loro microfoni. Allora, i nostri microfoni sono aperti e prendo io ecco la qua. Parola. Perfetto, preside. Buonasera. Buonasera, grazie. Italiano. Grazie della vostra partecipazione e a voi prego presentare la vostra offerta formativa. Sì, io mi prendo veramente pochi secondi, nel senso che Veronica è molto più dinamica, cioè c'ha qualche anno anche in meno, ma voglio dire, la nostra referente per l'orientamento, oltre ad essere una docente, ad essere una stretta collaboratrice mia. E io mi prendo veramente pochi secondi innanzitutto per salutare la platea e vi assicuro che sono molto dispiaciuta, perché da buona carnale mi piacerebbe molto vedervi in faccia, essere al vostro fianco, però purtroppo in questo momento non posso fare. Quindi ringraziamo la tecnologia. E
un messaggio ai genitori che sono collegati. Il primo messaggio che vorrei dare proprio a loro è questo. Se in questo momento io avessi un figlio che fosse nell'età di dover fare una scelta, un tempo i miei mi accompagnarono dicendo ma da grande potrai fare. Oggi io suggerisco ai genitori, accompagnate i vostri figli a imparare meglio, a imparare di più, ad acquisire competenze secondo i loro interessi e le loro aspettative. Le professioni che oggi viviamo fra 3 anni probabilmente sono radicalmente cambiate, quindi è un mondo che sta cambiando in continuazione. La chiave del successo formativo è fare qualcosa che mi piace. A voi ragazzi dico, siate unici, siate liberi, siate responsabili. Le persone che in questo momento possono stare al vostro fianco per operare una scelta che probabilmente è la prima scelta importante che voi state facendo, sono sicuramente le vostre famiglie, ma sono anche i docenti che in questo tempo vi hanno accompagnati. E ascoltate i loro consigli. Sono le persone che meglio di altri vi possono dire sì, è il luogo per te, è il posto per te, oppure rivedi un pochino la tua scelta. Perché? Perché è vero che una scelta sbagliata non è una scelta perduta, ma è anche vero che un cambio continuo non è semplice. Allora siate responsabili in queste scelte. Io vi saluto, do la parola a Veronica perché va a presentare quello che noi quotidianamente facciamo. In bocca al lupo per la scelta a tutti, saluto i colleghi e ringrazio la regia per questa opportunità. Buon lavoro. Buonasera, buonasera a tutti. Io ora condividerò con voi delle slide che rappresentano un po' l'offerta formativa del nostro istituto. Ora, l'istituto appunto che io vi presento è la Scuola di Formazione Professionale Ludovico Pavoni di Montagnana e la sede è anche staccata di Lonigo. I corsi che noi offriamo sono appunto corsi ad indirizzo professionale, quindi preparano i ragazzi per entrare nel mondo del lavoro. E tendenzialmente tutti i nostri corsi offrono una qualifica di tipo triennale, al termine del quale la maggior parte dei ragazzi appunto può inserirsi all'interno dei contesti lavorativi specifici della qualifica approfondita e intrapresa. Molti dei nostri ragazzi però decidono anche di continuare a studiare e questo è possibile farlo anche all'interno del nostro istituto con un ulteriore quarto anno diploma specifico per ogni nostra qualifica professionale. Tutti i nostri corsi prevedono anche la presenza di stage aziendali e lo stage è un momento in cui l'allievo, anziché frequentare all'interno dell'istituto le lezioni in classe, viene inserito all'interno delle specifiche realtà lavorative e lo stage diventa proprio un momento importante per l'allievo per poter conoscere che cosa effettivamente accade realmente nella realtà lavorativa e nello stesso tempo anche per mettere in pratica le competenze acquisite nel corso appunto del proprio percorso a qualifica. Gli stage aziendali di solito hanno una durata di 3 settimane per le classi seconde e di 6 settimane per le classi terze, perché in terza ovviamente i ragazzi hanno acquisito una serie di competenze importanti che possono anche essere spese all'interno della realtà lavorativa e diventa a propria volta un trampolino di lancio per poter poi essere anche un domani contattati direttamente dalle aziende per un'esperienza di lavoro vera e propria. Tutti i nostri corsi si svolgono nella settimana corta, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.30 e recuperiamo la mattinata del sabato attraverso 2 rientri pomeridiani. E quando la scuola prevede appunto il pomeriggio di rientro, l'attività comincia alle 8.15 e termina alle 17.15 perché è previsto il servizio mensa all'interno dell'istituto. La nostra scuola di formazione professionale offre i seguenti percorsi che vedete appunto sullo schermo. Abbiamo 2 percorsi nell'area benessere, abbiamo l'indirizzo appunto acconciatura e l'indirizzo estetica.
Questi sono corsi separati fin dal primo anno, tendenzialmente soggetti a selezione, cioè ad un colloquio che ci, attraverso il quale noi conosciamo il ragazzo e la ragazza, ovviamente, che si propone per questo tipo di percorso, e questo ci permette anche di indagare ovviamente la motivazione, ecco, al comparto di interesse. E poi abbiamo un operatore, un corso per operatore meccanico, per operatore elettrico, entrambi questi nella sede di Montagnana, e poi un corso per operatore vitivinicolo nella nostra sede appunto di Lonico. E poi nell'area commerciale abbiamo l'operatore commerciale e i servizi di vendita, oltre ovviamente a tutti i percorsi di quarto anno a diploma che seguono, diciamo, il conseguimento della qualifica. Ora vi do qualche informazione un po' più specifica su ogni comparto. Partiamo dall'acconciatura. Il percorso appunto in acconciatura prevede la formazione di una figura professionale che si occupa quindi del benessere della persona, con ovviamente focus per quanto riguarda l'ambito dei capelli. In acconciatura, diciamo che chi sceglie questo tipo di comparto deve avere una preferenza per quanto riguarda le materie scientifiche, nel senso che gran parte appunto delle ore teoriche sono proprio dedicate agli aspetti legati allo studio del corpo umano. Abbiamo materie come anatomia, chimica, cosmetologia, elementi di patologia che permettono di approfondire quelle conoscenze per poi permettere al ragazzo di apprendere i servizi tecnici nella parte laboratoriale, anche mettendo in atto ovviamente tutta una serie di comportamenti corretti legati proprio all'approfondimento dello studio, ecco, del corpo umano. Oltre a questo abbiamo anche una serie di materie legate alla gestione della clientela, come accoglienza cliente ed elementi di psicologia, e poi tutta una parte tecnico-professionale legata all'apprendimento di servizi pratici specifici della figura dell'acconciatore. Nel comparto sempre benessere offriamo il percorso di estetista, anche qui un operatore orientato al benessere della persona. Qui in questo caso si spazia, diciamo, con servizi legati a tutto il corpo umano, dai trattamenti viso, ai trattamenti corpo, ai massaggi, alle varie forme appunto di pulizia del viso, manicure, pedicure, varie tipologie di trucco. E anche qui chiaramente le materie teoriche e professionalizzanti sono quelle proprio legate allo studio appunto del corpo umano. Poi nella parte tecnico-professionale è previsto l'approfondimento invece dei servizi tecnici specifici della professione appunto dell'estetista. Sia per il corso di operatore in acconciatura sia per il corso di estetica è previsto un ulteriore anno abilitante al seguito del conseguimento della qualifica, che è un anno abilitante che permette l'acquisizione quindi dell'abilitazione per aprire la propria attività in proprio. Questo è un corso facoltativo che viene appunto intrapreso eventualmente dopo il percorso appunto triennale di qualifica. Per quanto riguarda invece le figure, diciamo, dei comparti vari, abbiamo l'operatore meccanico, che nel caso nostro non è il meccanico d'auto, ma è un operatore che progetta e realizza pezzi meccanici per le aziende. Qui le materie, diciamo, tecnico-professionali che fanno da padrone, ecco, in questo tipo di percorso sono quelle ovviamente legate alla parte proprio specifica dell'attività professionale, come elementi di meccanica, disegno tecnico, in questo caso un disegno tecnico per la progettazione informatizzata dei pezzi meccanici che poi verranno realizzati dai ragazzi all'interno degli spazi del laboratorio. Nella classe prima si vengono preparati a una meccanica più manuale, più artigianale, attraverso appunto l'utilizzo di utensili manuali. Nella classe invece seconda e terza si impara ad utilizzare quindi anche le macchine legate appunto all'attività del meccanico, come per esempio il trapano a colonna, il tornio, le saldatrici, in modo da poter rendere la meccanica proprio più automatizzata.
L'operatore elettrico è l'elettricista che gestisce quindi impianti elettrici sia di tipo civile che di tipo industriale. Anche qui l'operatore elettrico prevede all'interno del proprio percorso formativo sia una parte legata al disegno proprio tecnico di progettazione degli impianti elettrici, per poi appunto arrivare a quella che è l'applicazione pratica delle varie tipologie di servizi tecnici legati proprio alla manutenzione dell'impianto elettrico, l'aggiustaggio e anche la vera e propria realizzazione appunto di quelli che sono circuiti elettrici. Anche qui, come vedete, quindi una gran parte delle ore nell'arco appunto del triennio sono dedicate proprio alle materie professionalizzanti e all'area poi laboratoriale. Anche per queste due figure professionali sono previsti un ulteriore quarto anno a diploma. Nel caso dell'operatore elettrico è un diploma professionale di tecnico elettrico, mentre nel caso dell'operatore invece meccanico il diploma professionale è la preparazione di una figura di tecnico automazione industriale. E anche qui, come vedete, poi nel quarto anno a diploma è prevista un'ulteriore specializzazione proprio nella parte laboratoriale per formare ancora più nel dettaglio questa figura appunto tecnica. Il nostro corso invece di operatore agricolo con indirizzo in viticoltura si trova nella sede di Lonigo ed è una figura professionale orientata a gestire, diciamo, la coltivazione dalla semina fino al raccolto e al prodotto quindi finito, con specifica anche della cura e della coltivazione di vigneti e di ulivi. Anche qui abbiamo delle materie specifiche di comparto che sono legate proprio alla chimica del suolo, all'agronomia, alle coltivazioni, al laboratorio di viticoltura, che vanno proprio a preparare l'allievo nella gestione proprio sotto tutti i punti di vista, diciamo, delle varie tipologie di coltivazioni. Anche per questo comparto è previsto un diploma professionale di tecnico agricolo per specializzare ancora di più la figura professionale uscente a riconoscere per esempio anche le varie patologie che possono colpire le varie colture, saper utilizzare anche in sicurezza le varie attrezzature meccaniche, oltre a saper conoscere ovviamente e a muoversi poi in modo competente nel mercato del lavoro specifico appunto di settore. Poi abbiamo appunto sempre nell'area appunto delle qualifiche triennali l'operatore commerciale e i servizi di vendita. Qui abbiamo la preparazione di una figura professionale a 360 gradi in grado di potersi inserire in qualsiasi tipologia di punto vendita e il nostro percorso appunto permette ai ragazzi di imparare a gestire il punto vendita sotto tutti i punti di vista, sia nell'ambito quindi più amministrativo contabile attraverso materie specifiche come contabilità, tecnica commerciale, sia ad assistere la gestione dei clienti nel momento dell'acquisto, ovviamente fornendo quelle che sono le indicazioni necessarie anche alle caratteristiche quindi della merce, sia alla gestione proprio del punto vendita negli aspetti proprio espositivi, attraverso materie come visual merchandising, laboratorio di confezioni e anche laboratorio di vetrinistica. Quindi c'è l'allestimento proprio degli spazi del punto vendita, non soltanto perché siano ovviamente esteticamente gradevoli, ma soprattutto perché possano catturare l'attenzione del cliente in fase appunto di acquisto. In questo tipo di comparto, in questo tipo di qualifica triennale, troviamo anche la seconda lingua straniera che affianca l'inglese, che è di base in tutti i nostri percorsi, e qui la seconda lingua straniera è appunto la lingua tedesca. Abbiamo poi materie come laboratorio di visual merchandising, laboratorio di gestione del punto vendita, tecniche di vendita e poi tutta la parte legata alle discipline audiovisive multimediali che permettono quindi un'ulteriore progettazione e allestimento degli spazi del negozio proprio seguendo appunto questi requisiti, ecco, per catturare proprio l'attenzione anche del cliente. Anche per questo comparto,
Queste sono immagini appunto di realizzazioni e di installazioni che i ragazzi appunto di questo comparto hanno realizzato all'interno del nostro istituto, ma che poi vengono anche portate al di fuori dell'istituto, all'interno di punti vendita del nostro paese, la città di Montagnana, e con cui appunto abbiamo avviato delle collaborazioni proprio per l'allestimento appunto delle vetrine dei nostri punti vendita del territorio. E quindi questi progetti che vengono realizzati all'interno dell'istituto vengono poi installati proprio all'interno dei punti vendita del territorio. Anche questo comparto prevede un quarto anno a diploma di tecnico commerciale delle vendite, che è orientato proprio a promuovere una figura professionale che va a potenziare anche tutto l'aspetto dell'e-commerce, quindi tutto quello che ha a che fare con la gestione e la programmazione di un proprio sito web per la promozione del proprio punto vendita, ma anche per gestire proprio la vendita online dei propri prodotti. Quindi c'è un'ulteriore, diciamo, specializzazione nella gestione proprio online anche della vendita, non solo vendita in diretta, ma l'affiancamento anche della vendita appunto online, che sempre di più in questo momento appunto sta prendendo piede. Anche qui, come vedete, abbiamo delle materie di area comune e poi abbiamo una serie di materie professionalizzanti con progettazione e programmazione di siti internet e di e-commerce per la vendita di prodotti online e poi appunto web marketing, social media, di tutte le attività di produzione e diffusione di contenuti multimediali, ovviamente legati proprio alla gestione del punto vendita. Abbiamo poi una serie di attività extrascolastiche che affiancano, diciamo, l'offerta formativa, oltre a tutta una serie di attività legate alla promozione di attività degli aspetti ricreativi offerti ai ragazzi. Noi diamo molta importanza anche ai progetti di mobilità virtuale e in presenza, progetti quindi di mobilità rivolta appunto all'estero. Questo permette di offrire nuovi stimoli ai nostri ragazzi e permette ovviamente ulteriori possibilità di crescita, innanzitutto dal punto di vista personale, ma anche di crescita dal punto di vista professionale, in quanto attraverso questi progetti di mobilità, sia virtuale che di mobilità geografica proprio all'estero, i ragazzi hanno la possibilità di essere inseriti all'interno di realtà lavorative estere. Questi, per esempio, che vedete nella slide sono alcuni progetti attualmente in atto, e attraverso queste borse di studio hanno la possibilità di sperimentarsi quindi in realtà lavorative specifiche del proprio comparto. Ad esempio, per quanto riguarda il comparto di acconciatura estetica e servizi vendita, abbiamo quest'anno la possibilità di 10 borse di studio dove poter impiegare i ragazzi in punti vendita, centri estetici e saloni a Siviglia, quindi nella realtà spagnola. Abbiamo una serie di borse di studio che permetteranno al comparto agricolo quindi di specializzarsi all'interno del territorio sloveno e francese e quindi approfondire le loro conoscenze sul versante agricolo. E poi abbiamo 10 borse di studio confermate appunto per l'Irlanda per il potenziamento ovviamente della lingua inglese. Questo tipo di progetti permettono un'ulteriore specializzazione dal punto di vista professionalizzante per quanto riguarda la qualifica uscente, ma anche dal punto di vista ovviamente del potenziamento linguistico. Oltre a questi abbiamo anche dei progetti di mobilità in entrata, dove accogliamo dei gruppi di studenti. In questo momento abbiamo gruppi di studenti francesi provenienti da Réunion, che anche loro appunto verranno impiegati in vari stage, diciamo, in diversi settori, dal florovivaistico all'agricolo all'educativo, a loro volta appunto per un'ulteriore specializzazione professionalizzante. Questi sono un po' i nostri riferimenti e ovviamente vi consigliamo, ecco, di venire di persona a vedere la nostra scuola e i nostri laboratori. Ed è possibile farlo prenotandosi, telefonando al numero appunto che troverete anche nel sito della nostra scuola,
prenotandosi nelle varie date appunto di scuola aperta che troverete caricate nel nostro sito, ma verranno consegnate appunto anche attraverso materiale cartaceo nelle scuole appunto dei vostri figli, e con la possibilità ovviamente di venire a vedere appunto gli spazi interni alla scuola e anche di poter chiedere ovviamente ulteriori informazioni rispetto a quelle che velocemente io stasera ho cercato di darvi. Per quanto riguarda invece i mini stage, noi quest'anno organizziamo delle esperienze online a cui è possibile accedere collegandosi sempre nel nostro sito www.cfppavoni.it alla sezione orientamento. Abbiamo inserito una serie di date in determinate fasce orarie con i link rispettivi suddivisi per comparto, in cui è possibile accedere e quindi collegarsi per poter vedere appunto una lezione gestita proprio dai tecnici di laboratorio specifici di quel comparto e chiedere eventualmente ulteriori informazioni a riguardo rispetto agli specifici comparti di interesse. Quindi vi invitiamo a usufruire ecco di queste opportunità per permettervi anche di avere ulteriori informazioni, ma anche di poter insomma rendervi conto concretamente di quella che è l'offerta adesso che questa sera ho cercato di condividere con voi ecco in questo tempo a nostra disposizione. Chiederei alla regia ora un aiuto per caricare il video della nostra scuola, così potete vedere già alcuni spazi che io ho cercato di illustrarvi stasera. Se la regia lo può mandare. Stanno preparando tutto. Grazie mille intanto Veronica per la tua esposizione. Grazie a voi. E adesso ci prepariamo per il video che sta arrivando. La nostra super regia è pronta a partire. Eccolo qui, sta partendo e quindi buona visione. Ciao, mi chiamo Rosario e sono l'educatore del Centro Formazione Professionale Pavoni. Mi occupo delle attività extrascolastiche della nostra scuola. La nostra scuola si intitola Lodovico Pavoni. Lodovico Pavoni è un santo bresciano che è vissuto intorno ai primi anni del 1800 ed è famoso perché è il fondatore della prima scuola grafica italiana. Praticamente padre Pavoni ha intuito che attraverso la scuola professionale poteva recuperare i giovani dispersi un po' per Brescia e in quel modo lì educarli a entrare nel mondo del lavoro e naturalmente nella vita. Quindi ha incominciato a fare dei laboratori di vari mestieri, aiutato da maestri. Quindi ha fatto, non so, gli argentieri, i calzolai, i falegnami e appunto la prima scuola grafica d'Italia. Quindi è un po' l'amico dei giovani e a questo si rifà un po' il nostro intervento. Quindi noi ogni anno organizziamo degli incontri con tutti gli alunni delle scuole pavoniane del nord Italia e le proponiamo volentieri ai nostri giovani. Quindi vi aspettiamo. Buongiorno a tutti, io sono Furlan Veronica, sono un'insegnante del Centro di Formazione Professionale Lodovico Pavoni di Montagnana e la scuola che vi presento io appunto è una scuola di tipo professionale, quindi che tendenzialmente prepara i ragazzi a una professione, ad inserirsi nel mondo del lavoro. E nella nostra scuola gli indirizzi presenti sono l'indirizzo di acconciatore, estetista, addetto alle vendite,
operatore elettrico, operatore meccanico. Questi sono tutti percorsi nella sede di Montagnana. Poi abbiamo anche una sede staccata del centro di formazione a Lonigo, dove è presente il corso per operatore agricolo con indirizzo in viticoltura. Tutti i nostri percorsi, essendo accreditati dalla Regione Veneto in termini di formazione professionale, prevedono 3 anni a qualifica e poi c'è anche la possibilità per gli studenti che ovviamente lo desiderano di frequentare un ulteriore 4° anno a diploma. In ogni percorso è possibile trovare un 4° anno a diploma specifico e ulteriormente professionalizzante rispetto al comparto di interesse. Per quanto riguarda invece il comparto di acconciatura ed estetica, è previsto un eventuale 4° anno abilitante proprio per l'acquisizione dell'abilitazione ad aprire la propria attività in proprio. Essendo una scuola a indirizzo professionale, noi alterniamo materie teoriche a materie pratiche e laboratoriali, oltre ad esperienze di stage che permettono ai ragazzi di acquisire ulteriori competenze proprio inserendosi all'interno delle specifiche realtà lavorative. Sono Alessandro Galetto, insegnante del SFP Pavoni di Lonigo. Siamo la sede staccata della sede di Montagnana. E sono un insegnante della sfera professionale di questo corso di operatore agricolo di indirizzo viticolo. Abbiamo attivato un corso triennale di operatore agricolo, appunto, e abbiamo attivato un 4° anno di tecnico agricolo, che è una figura richiesta dal mercato in quanto formiamo un tecnico, appunto, che possa prendere in gestione poi un'azienda agricola. Disponiamo di spazi aperti adatti alle attività professionali, abbiamo un oliveto didattico, abbiamo degli orti didattici, abbiamo un vigneto didattico. Facciamo parte di una fondazione IFTS, dove c'è l'istruzione e formazione tecnica superiore e dove possiamo attivare anche dei corsi di 800 ore e professionalizzanti per adulti. Siamo una scuola che fa settimana corta, 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, e 31 ore settimanali, 990 ore annuali. E abbiamo anche il servizio mensa per il rientro pomeridiano. Ok, io vi ringrazio, ripasso la parola a Damiano e vi ringrazio dell'attenzione. Spero che le informazioni, insomma, fornite siano sufficientemente chiare. Poi per tutte le eventuali, insomma, richieste o domande potete tranquillamente, insomma, contattarci e venirci ovviamente a trovare nelle date di scuola aperta. Grazie a tutti. Grazie mille Veronica, grazie anche per il video che appunto è possibile consultare, ho visto anche da YouTube, quindi insomma chi ha interesse può andare a rivedere il video. Passerei allora la parola adesso alla professoressa Antonella Zanuso, docente e orientatore, appunto dicevamo, su considerazioni sulla valenza di attitudini, interessi, competenze trasversali nella scelta orientativa. Do quindi la parola alla professoressa Zanuso, vedo che dalla regia hanno già preparato tutto quanto, se potete aprire il microfono, professoressa Zanuso, se mi sente. Sì, buonasera, ciao ecco ragazzi. Qua. Perfetto. Ecco, ci siamo, si sente? Buonasera professoressa, e a lei la parola, prego. Sì, allora, questa sera parliamo delle considerazioni sulla valenza di attitudini, interessi e competenze trasversali nella scelta orientativa.
Aspetta che provo a mandare avanti. Ecco qua. Qui, come potete vedere, ragazzi, ho messo una scala, perché i ragazzi sono verso la scelta. E quindi, a che punto? Antonella, devi avviare la telecamera. Sì, scusa. Adesso stanno preparando, vedete, della regia, controllano e sorvegliano tutto. Sto condividendo lo schermo. Ok, procedi pure, tranquilla, condividi pure. Sì, lo sto condividendo io. Sì, perfetto, grazie mille. Allora, a che punto siete ragazzi per quanto riguarda la scelta? Diciamo che qualcuno non ci ha ancora pensato, qualcun altro lo sta facendo anche in relazione ai vari collegamenti che vengono fatti con le scuole in questo periodo. Qualcuno è in buona direzione, qualcuno ha già deciso. Ecco, chi ha già deciso deve un attimo però riflettere se la decisione è stata fatta in modo ponderato oppure se magari la decisione è stata fatta perché magari la scuola è una scuola vicina oppure semplicemente perché l'amico frequenta quella scuola oppure perché c'è andato il fratello o la sorella. In ogni caso, non riesco a andare avanti. In ogni caso è la prima volta che il ragazzo è l'artefice del proprio orientamento, perché nel passato i genitori hanno scelto la scuola dell'infanzia, hanno scelto la scuola primaria, hanno scelto la scuola secondaria di primo grado, ora invece tocca a voi ragazzi appunto fare la scelta. E quindi vediamo il percorso di orientamento. Il percorso di orientamento vede appunto due fasi: la fase formativa e la fase informativa. La fase formativa è quella fase dove c'è appunto, si parte dalla conoscenza di sé, cioè dalla considerazione del punto di partenza in relazione al percorso che si vuole effettuare, tenendo in considerazione anche quelle che sono le competenze trasversali di cui parleremo in seguito. Mentre invece la fase informativa riguarda le informazioni e le conoscenze della scuola secondaria di secondo grado. Quindi, riguardo appunto la parte formativa, la fase formativa, si parte appunto da se stessi, cercando di capire quali sono gli interessi, quali sono le attitudini, quali sono le capacità, le motivazioni, la personalità, le aspirazioni. E quindi considerando le competenze trasversali, scusate ma un po', ecco, mando avanti. Antonella, ci sei? Non ti sentiamo più. Sì. Non mi vedete più? Non mi sentite più? No, allora, ho un attimo di difficoltà ad andare avanti le slide. Sì, sì, tranquilla. Allora, togli la condivisione, grazie, delle slide. Dovresti averle già tolte. Ecco, allora... Ok, adesso riattiva la tua telecamera. Perché non ti stiamo vedendo. Oh, finalmente ecco. Ci vediamo, perfetto. Adesso condivido io il tuo contenuto. In teoria, vediamo se parte. Dovrebbe partire. Oh, ok. Dimmi da che slide eravamo. Sì. Da qui? Ecco. Allora sì, vediamo appunto il percorso, ripercorriamo un attimo il percorso di orientamento che vede appunto la fase formativa e la fase informativa di cui ho già detto. Andiamo avanti. Ecco, quindi è molto importante partire da se stessi, come dicevo prima,
cercando di capire appunto i propri interessi, le proprie attitudini, le proprie capacità, le motivazioni, la personalità, le aspirazioni. Quindi si passa successiva. Vai Giada. Le competenze trasversali, ecco, eravamo arrivati alle competenze trasversali, cioè praticamente quelle competenze che sono state acquisite attraverso il percorso di studio e che riguardano varie materie, ma anche sono quelle competenze che riguardano il vissuto del ragazzo, cioè competenze acquisite nell'ambito della famiglia, con gli amici, nell'ambito delle attività ricreative che si sono frequentate. Sono elencate alcune competenze, come per esempio la comunicazione nella lingua madre, la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza digitale. Molto importante poi la competenza di imparare ad imparare, cioè essere artefici appunto del proprio apprendimento. Quindi c'è anche la competenza di accettare l'errore come parte integrante di un cammino di crescita, quindi di non demoralizzarsi, ma di cercare di trovare magari dagli errori, dalle difficoltà, appunto, la possibilità sempre di andare avanti. E quindi le competenze sociali e civiche che riguardano gli aspetti interpersonali, riguardano l'aspetto appunto di stare con gli altri, e quindi per esempio il fatto di sapere lavorare in gruppo, il fatto di sapere collaborare. E così ve ne sono tante altre. Avanti. Ecco, con la fase formativa, parallelamente vi è la fase informativa, che riguarda appunto la conoscenza delle offerte formative della scuola superiore. Andiamo avanti per arrivare appunto, puoi andare avanti già, dal consiglio orientativo. Ecco, il consiglio orientativo è il consiglio che solitamente la scuola secondaria di primo grado dà ai ragazzi prima magari delle vacanze di Natale oppure subito dopo al rientro in gennaio. Il consiglio orientativo è un consiglio appunto che così indirizza l'alunno e l'ideale è che il consiglio orientativo sia il più possibile condiviso appunto fra il ragazzo, la famiglia e soprattutto condiviso con gli insegnanti, perché in effetti gli insegnanti conoscono gli alunni e quindi sono in grado di formulare un consiglio orientativo proprio in base a quello che sono i ragazzi, cioè al fatto di sapere essere, al fatto di sapere e al fatto di saper fare. Successiva. Allora, ritornando quindi al discorso della fase formativa, che è appunto l'argomento che si intende sviluppare, riprendiamo appunto il fatto della conoscenza di se stesso e vediamo come questa conoscenza di se stesso parta da alcuni aspetti e li analizziamo appunto dettagliatamente. Successiva. Partiamo quindi dagli interessi, cioè le materie scolastiche, le attività extrascolastiche che piacciono di più, cioè sono quelle che si fanno più volentieri, per cui si prova appunto una certa attrazione. E bisogna guardare attentamente quelli che sono gli interessi, perché in relazione agli interessi vi sono dei percorsi a breve termine, vi sono percorsi a medio termine, vi sono dei percorsi a lungo termine. Quindi ragazzi, qui ho messo alcune domande che possono essere quindi uno spunto per analizzare quali sono i vostri interessi, quindi quali materie piacciono di più, quali argomenti e attività piacciono, quali sono i miei hobby, perché anche magari dagli hobby si può trovare un determinato percorso, perché magari piacciono per esempio, non so, i motori, e quindi si può trovare un percorso che va dal meccanico all'ingegnere meccanico, cioè tutti gli aspetti legati agli interessi offrono, come dicevo precedentemente, appunto dei percorsi. Successivo. Le attitudini. Ecco, le attitudini appunto riguardano la capacità di svolgere una determinata attività.
è quello che noi chiamiamo il fatto di essere portati. E diciamo che non sempre però le attitudini coincidono con gli interessi, perché magari uno può avere attitudine per il disegno, ma non ha l'interesse a sviluppare quella determinata attività. Magari l'attitudine è anche legata spesso al tipo di intelligenza, perché ci sono varie forme di intelligenza. Quindi per esempio un'intelligenza logico-matematica ha un'attitudine appunto a trattare dati, un tipo di intelligenza pratica ha un'attitudine per gli aspetti appunto tecnico-pratici. Un tipo di intelligenza creativa ha attitudine per quanto riguarda il fatto di trattare idee e immagini, oppure un tipo di intelligenza interpersonale riguarda il fatto magari di un'attitudine per l'aspetto sociale, le attività appunto come servizi alle persone. Quindi anche qui per la valutazione delle attitudini sono consuete appunto delle domande, per esempio in quale materia o attività scolastica ottengo migliori risultati, quali argomenti apprendo con maggiore facilità, dove sento di avere appunto la mia attitudine, per cosa quindi sono portato. Andiamo alla successiva. Le capacità. La capacità riguarda appunto l'idoneità a svolgere un compito dove è indispensabile il confronto qui fra i genitori e gli insegnanti, proprio per una valutazione fra rendimento e risorse del ragazzo. E qui dobbiamo aprire una parentesi e dire che in effetti il più delle volte le risorse sono superiori al rendimento, perché la tendenza dei genitori è quella di puntare molto sul rendimento scolastico, però i ragazzi hanno delle risorse. Voi ragazzi avete delle risorse, solo che il più delle volte non c'è la volontà di perseguire questo. E qui Damiano, puoi intervenire un attimo? Perché penso che Antonella... Certo, pardon, infatti stavo sentendo, è partita la comunicazione. Questo l'abbiamo fatto per far vedere che siamo in diretta, insomma, ecco, sono il bello della diretta, purtroppo. Sì, da qualche parte aiuta dall'altra a volte. È tornata, ecco qua. Siamo. Prego, Antonella. Ecco. Non so se si era sentito appunto il discorso delle capacità che parlavo appunto che... per quanto riguarda le capacità è molto importante un confronto fra genitori e insegnanti per una valutazione fra rendimento e risorse, perché appunto dicevo che i ragazzi hanno delle risorse, solo che il più delle volte manca la volontà di perseguire appunto queste risorse. E quindi per un po' una considerazione di quelle che sono appunto le risorse e questa volontà di mettere in atto le proprie capacità, bisogna chiedersi se si è soddisfatti del proprio rendimento scolastico, se si è appreso un metodo di studio efficace. Ecco, andiamo avanti con la successiva. Abbiamo le motivazioni. Ecco, le motivazioni, come vedete, sono proprio la molla, il motivo che determina il comportamento e le azioni. E qui è molto importante chiedere al ragazzo, oppure che voi ragazzi vi facciate proprio la domanda, perché si vuole fare una determinata scuola. E perché si vuole fare una determinata scuola in base alle motivazioni. Quindi conoscere bene le materie, conoscere il quadro orario, conoscere le possibilità che la scuola offre, gli sbocchi che la scuola offre e anche tutte le attività extrascolastiche che danno delle ottime possibilità. E nel momento in cui ci si dirige con l'idea verso una determinata scuola, considerare anche le motivazioni che portano a scartare altre scuole. Cioè scelgo quella scuola perché ho analizzato le varie possibilità che mi vengono offerte e in base alle varie possibilità ho visto che quella scuola
mi dà degli aspetti, mi dà degli approfondimenti superiori ad un altro, oppure mi dà delle possibilità inerenti alle attività extrascolastiche che altre scuole non mi danno, cioè delle motivazioni sensate, delle motivazioni precise, quindi il perché viene scelta quella determinata scuola, quindi perché vado verso quella determinata direttiva e quindi quali aspettative ho rispetto a quella scuola superiore. Vediamo la successiva. Ecco, un'altra considerazione da tenere presente è il fatto della personalità. Qui ho messo un'immagine, vedete appunto, sono tante persone ma con colori diversi perché ognuno ha la propria personalità. Quindi in relazione alla propria personalità è importante valutare i tratti più significativi in base alla scelta. Perché, come dicevo prima, i ragazzi hanno delle risorse, ma i ragazzi hanno anche delle doti. Allora, solo che quello che manca il più delle volte è la volontà di far emergere. E quindi, per un buon consiglio orientativo, l'invito è quello di far riflettere il ragazzo sulle doti che pensa di avere, sul proprio carattere, sulle caratteristiche su cui può contare, che sono sempre superiori a quello che magari ci si aspetta. Quindi vediamo la successiva. Ecco, diciamo che è un po', questa è diciamo, l'ultima delle analisi per quanto riguarda appunto la parte formativa, le aspirazioni, cioè la meta che si vuole raggiungere, ciò che si vuole realizzare o che si vorrebbe diventare. Ecco, diciamo che spesso quando alla domanda ma tu cosa vuoi fare, ma tu cosa vuoi diventare, ma quale percorso vuoi seguire, magari i genitori rimangono un po' perplessi perché il ragazzo magari mette un percorso a lungo termine oppure viceversa indica un percorso a breve termine. Ecco, il consiglio che mi permetto di dare è quello di non mortificare i ragazzi, cioè perché nel momento stesso in cui hanno delle aspirazioni, hanno un obiettivo, è già un momento importante, è già un momento significativo. Anzi, è bene abbiano delle aspirazioni, anziché appunto non avere. Quindi è importante aiutare proprio il ragazzo a chiedersi dove si vede dopo la scelta attuale, dopo la scuola attuale e quindi come si proietta appunto in un eventuale futuro. Ecco, con questo ho chiuso il mio intervento, mi scuso appunto per i piccoli inconvenienti che sono accaduti, comunque vi lascio appunto con questa frase che vi invito a leggere e a meditare. Grazie per l'ascolto, buonasera. Grazie mille Antonella, grazie anche e soprattutto per la frase conclusiva che fa appunto molto riflettere e passiamo adesso a conoscere l'educandato statale San Benedetto. Abbiamo con noi Matteo Bruschetta e Antonella Carta. Chi dei due prenderà per primo la parola? Vediamo chi si offre a parlare per primo. Buonasera a tutti, inizio io, sono Matteo Bruschetta, mi sentite? Ecco qui, prego Matteo, buonasera a te la parola. Grazie mille, grazie. Buonasera care famiglie, buonasera ragazzi. Io mi chiamo Matteo Bruschetta, sono un docente di materie scientifiche, insegno scienze all'Educandato San Benedetto. Allora, in questa serata siamo qui io e la mia collega Antonella Carta, che tra poco prenderà la parola, per andare a illustrarvi quelle che sono le caratteristiche della nostra scuola. Nostra scuola che ha sede a Montagnana, però ha una sede staccata anche a Padova. Come vedete, questa è l'immagine della sede centrale della nostra scuola. La nostra scuola si chiama appunto Educandato San Benedetto ed ha una struttura abbastanza complessa ed articolata. Gli educandati in Italia ce ne sono pochi. Sono scuole molto particolari. Una particolarità di questo tipo di scuola è che i ragazzi, chi lo vuole ovviamente, possono optare
per fermarsi a dormire, quindi a soggiornare all'interno della scuola. Quindi abbiamo ragazzi che vengono anche da altre regioni, da città lontane, e decidono quindi di frequentare la nostra scuola, dove esiste anche un dormitorio ed è presente appunto un'attività di supporto allo studio che è garantita grazie al personale educativo, che è un personale specializzato che può supportare i ragazzi in tutte quelle che sono le attività extrascolastiche e soprattutto sostenere i ragazzi nello studio pomeridiano. Non esiste solo il convitto vero e proprio, e con convitto vero e proprio intendo che i ragazzi si possono fermare a scuola a dormire, quindi tante volte i ragazzi arrivano alla domenica sera e tornano a casa il venerdì pomeriggio o il sabato mattina. Un ragazzo può optare anche di fermarsi in regime di semiconvitto e quindi fermarsi a scuola per 1, 2, 3, 4 o addirittura 5 pomeriggi su 5, questa è la scelta delle famiglie, per studiare e appunto, come vi dicevo, l'attività di studio è supportata da personale specializzato del nostro personale educativo. Una cosa importante, come voi saprete, che è fondamentale e porta risultati molto migliori lo studio anche in gruppo, quindi i ragazzi che si fermano al pomeriggio hanno la possibilità di studiare anche affiancati ai loro compagni di classe, e questo permette di ottenere risultati ottimali. Allora, come vi dicevo, una scuola molto articolata, c'è la scuola primaria, ovviamente stasera io sono qui per illustrarvi quelle che sono le caratteristiche della scuola secondaria di secondo grado, ma volevo specificare una cosa in questo periodo purtroppo di pandemia e quindi di criticità. Nonostante nella nostra scuola ci sia la scuola primaria, ci sia la scuola secondaria di primo grado e poi vari indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, abbiamo la fortuna di essere in un paese e quindi abbiamo grandi spazi. Quindi i ragazzi non sono mai in promiscuità, hanno accessi specifici e quindi abbiamo creato tipo delle bolle in modo tale che i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado abbiano un accesso e vadano a frequentare dei corridoi adibiti e non siano mai a contatto con i ragazzi più piccoli. E chiedo alla regia gentilmente di proseguire, grazie. Come vi dicevo, adesso il mio compito è quello di andare a illustrarvi gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, ma appunto illustrandovi quelli che sono gli indirizzi e facendo seguito a quello che vi ho raccontato fino adesso, potete immaginare che se i nostri ragazzi si fermano a scuola anche durante il pomeriggio o per tutta la settimana, dobbiamo garantire ai nostri ragazzi un'ampia gamma di possibilità, di scelte, di attività extrascolastiche che poi nell'ultima parte della presentazione andrò ad illustrarvi. Perché i ragazzi devono essere coinvolti e devono avere la possibilità di toccare con mano e di sperimentare varie esperienze, sia in ambito sportivo, sia in ambito culturale, e poi di questo ve ne parlerò. Allora, veniamo al dunque. Gli indirizzi che caratterizzano la nostra scuola sono il liceo classico europeo, che vi verrà poi illustrato ampiamente dalla mia collega Antonella Carta, l'Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing, che un tempo si chiamava Ragioneria, chiamiamola così informalmente, questo Istituto Tecnico ex Ragioneria, il Liceo delle Scienze Umane, questo un tempo era l'Istituto Magistrale, e poi il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale. Ecco, questi sono gli indirizzi che caratterizzano la nostra scuola. Allora, tutti e quattro gli indirizzi sono presenti nella sede di Montagnana, in più nella sede di Padova, in parallelo, abbiamo il liceo classico europeo, ovvero, mi spiego meglio, il liceo classico europeo è presente sia nella sede di Montagnana, sia nella sede di Padova. Per indicarvi così a grandi linee in quale zona di Padova, siamo nella zona Arcella, quindi siamo nella zona a nord della stazione dei treni. Grazie regia, chiedo gentilmente di proseguire. Grazie. Per quanto riguarda appunto i nostri studi, il primo, diciamo, indirizzo che di cui voglio parlare è appunto il liceo delle scienze umane.
liceo delle scienze umane vi dà una preparazione liceale, è un percorso quinquennale che vi permette di approcciarvi a qualsiasi facoltà universitaria, in particolar modo a quelle facoltà universitarie che vanno a preparare il ragazzo e lo studente al mondo dell'insegnamento. Vengono approfonditi tutti i processi educativi, formativi, quindi con materie quali la pedagogia, l'antropologia, la psicologia, e si vanno ad approfondire appunto le relazioni umane, quindi l'importanza delle relazioni umane che vengono intraprese tra le persone. Una particolarità della nostra scuola, ovviamente di licei delle scienze umane nel territorio, se ne possono trovare diversi, ma devo illustrarvi, è doveroso, una caratteristica, una particolarità. Abbiamo scelto di intraprendere fin dalla classe prima un modulo di storia dell'arte. Modulo di storia dell'arte che va ad approfondire quelle che sono le illustrazioni per il mondo dell'infanzia e tutte quelle emozioni che vengono trasmesse dall'immagine e dai colori. Chiedo alla regia gentilmente di passare alla slide successiva e adesso andiamo a vedere appunto quello che è il quadro orario di questo indirizzo di studi. Non so se si riesce a vedere, comunque io vi posso dire che tutti i nostri indirizzi sono caratterizzati dall'avere la settimana corta, quindi la scuola va da lunedì al venerdì, ok? Quindi il sabato per tutti i nostri indirizzi si rimane a casa. Non so se mi sentite, c'è qualche problema forse nella presentazione? Lo sto riavviando. Ok, va bene, posso proseguire? Ok, certo, allora, prosegui pure. Sì, grazie. Come vi dicevo, la settimana è strutturata su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, e non solo, il liceo delle scienze umane non prevede solo l'insegnamento di materie di tipo umanistico, io ne sono la prova, io sono un insegnante di scienze naturali, che è una materia scientifica ed è presente appunto anche in questo indirizzo di studi. Quindi vengono approfondite sia le materie umanistiche, tipo lo studio del latino, della lingua italiana, la filosofia, le scienze umane, però c'è un approccio, vengono affrontate anche materie di tipo umanistico. Questo a supporto del fatto che alla fine, quando i ragazzi conseguiranno la maturità, c'è la possibilità di affrontare in maniera tranquilla il mondo universitario. Avete una preparazione liceale solida che vi permette di affrontare con tranquillità il mondo universitario. Adesso io passo la parola alla mia collega Antonella Carta, che vi esporrà gli altri indirizzi di studi e poi ci saluteremo nella fase finale. Grazie innanzitutto. Buonasera a tutti. Mi sentite? Forte e chiaro. Vai. Grazie, buonasera a tutti. Io continuo il discorso che ha appunto introdotto il mio collega per parlarvi ancora delle scienze umane, ma per introdurre una opzione specifica di questa tipologia di liceo, che è l'opzione economico-sociale, che è caratterizzata da un focus sulle discipline economiche e giuridiche. Il che significa che il quadro orario complessivo è fondamentalmente uguale a quello previsto per le scienze umane, però c'è una riduzione in termini di orario per quanto riguarda le materie legate appunto alle scienze umane e alla filosofia, perché si lascia spazio innanzitutto alle materie giuridiche, quindi allo studio del diritto e dell'economia fin dal primo anno, e si sostituisce la lingua latina con la lingua tedesca. Questo per dare a questa tipologia di liceo uno sguardo, diciamo, europeo, per aprirsi appunto alla contemporaneità e dare la possibilità al termine dei 5 anni di avere un'ampia possibilità di scelta, anche appunto focalizzata a degli studi giuridici che nell'altro indirizzo di scienze umane classiche non è invece previsto. Anche in questa tipologia di liceo c'è lo studio della storia dell'arte fin dal primo anno, che quindi è una caratteristica specifica del nostro istituto, e con un focus particolare dato dalla tipologia, e quindi un'attenzione particolare ad esempio ad arte and design.
Io mi soffermerei qui per quanto riguarda l'economico-sociale, perché come vi ho detto fondamentalmente è un'opzione che parte dal liceo delle scienze umane che è già stato presentato, e passerei quindi alla presentazione del liceo classico europeo. Questo liceo ha fondamentalmente due pilastri che lo caratterizzano. Uno è dato dalle lingue classiche e l'altro dalle lingue moderne. Le lingue classiche che vengono considerate un unicum, quindi introdotte come unica materia e con lo stesso insegnante, con uno stesso voto in termini di valutazione. Dall'altra parte le lingue moderne, che sono l'inglese e lo spagnolo, e che vengono appunto sviluppate in contemporanea nei 5 anni. Se andiamo alla slide successiva e vediamo il quadro orario, vediamo che oltre appunto a questi due pilastri che vi ho introdotto di lingue classiche e di lingue moderne, sono varie, diversificate le discipline e sono anche molte le ore che vengono previste in questa tipologia di liceo. Per cui mi sento subito di aprire una parentesi e di specificare che proprio per caratteristica di questo indirizzo, non tutte le ore sono dedicate all'insegnamento in senso tradizionale, poiché ogni insegnante deve prevedere all'interno del suo monte ore delle lezioni in cui i ragazzi imparano facendo, cioè attraverso quello che noi definiamo laboratorio, il che vuol dire che in tali lezioni, in tali ore, non si introducono nuovi materiali e nuovi contenuti, ma gli studenti possono studiare autonomamente o con uno studio guidato o eseguire compiti, esercizi, attività che normalmente vengono ad esempio assegnati per casa. Questo perché ci rendiamo conto che la presenza a scuola degli studenti è notevole e alcuni tornano a casa anche in orari molto tardi perché, come vedremo successivamente, sono previsti anche dei rientri pomeridiani e quindi non è possibile che ci sia un tempo dedicato anche nel dopo scuola a uno studio approfondito o all'esecuzione di compiti scritti, e quindi vogliamo fare in modo che il più possibile venga svolto nel tempo scuola. E naturalmente è chiaro che è anche un discorso di organizzazione, nel senso che se c'è la necessità di effettuare dei lavori scritti, non vengono mai assegnati l'alloggio a domani o nel giro di 2 o 3 giorni, ma si dà sempre un tempo tecnico abbastanza lungo, proprio perché ci rendiamo conto di questa difficoltà a poter essere attivi al 100% continuamente, dato appunto la presenza delle ore così notevole a scuola. Dicevo appunto del quadro orario, vedete che sono previsti dei pomeriggi, i pomeriggi che sono il lunedì e il martedì con delle lezioni pomeridiane, e indicativamente le lezioni di cui vi parlavo prima di laboratorio vengono fissate proprio nei pomeriggi, mentre un terzo pomeriggio è dedicato allo studio guidato. In questo mi ricollego a quello che era stato detto prima della figura dell'educatore, perché molte volte gli insegnanti sono in compresenza con queste figure professionali che aiutano proprio i ragazzi nello svolgimento delle loro attività o nello studio guidato, in approfondimenti, anche portando, invitando esperti esterni, organizzando delle attività specifiche che permettano di approfondire quello che è già stato introdotto, che è già stato spiegato e che diventa quindi un approfondimento che risparmia da uno studio tecnico in senso stretto. Possiamo andare avanti. Mi soffermo e torno al discorso delle lingue, prima di passare appunto alla presentazione dell'Istituto Tecnico, perché una caratteristica del liceo europeo è la presenza di insegnanti madrelingua che in alcune ore della settimana sono in compresenza con l'insegnante di materia, che vuol dire che l'insegnante di inglese
è coadiuvato nell'insegnamento da un insegnante madrelingua inglese, e lo stesso dicasi per l'insegnante di spagnolo, che prevede appunto l'ora di spagnolo, prevede la presenza di una docente madrelingua. Questo per favorire la conversazione. Io dico sempre ai ragazzi che a loro non verrà mai richiesto nella vita di eseguire un esercizio scritto, verrà loro richiesto di sapersi esprimere nella lingua straniera, e quindi è importante lavorare proprio sullo scambio comunicativo. Questo scambio comunicativo è la possibilità che viene data nelle ore di conversazione. Oltre a questo, un altro pilastro fondamentale è il fatto che alcuni moduli di altre materie vengono introdotti in lingua straniera, quindi le lingue non sono solo oggetto di studio, ma diventano anche veicoli per introdurre nuovi materiali. Così, a partire dal secondo anno, lo studio del diritto prevede alcune parti svolte in lingua straniera inglese, e a partire dal terzo anno lo spagnolo viene utilizzato per introdurre moduli di storia dell'arte. Sempre in termini di lingue, la nostra è una scuola polo per le certificazioni, nel senso che non solo per il liceo classico europeo, ma per tutti gli indirizzi, noi offriamo la possibilità agli studenti di avere delle ore di potenziamento linguistico che vengono svolte in orario extrascolastico, per permettere loro di rafforzare la lingua e di poter accedere a degli esami di certificazione per tutte le lingue che vengono proposte, quindi l'inglese e lo spagnolo per il liceo, ma il tedesco anche per sia l'ITAFM che per il liceo economico-sociale di cui vi parlavo prima. Quindi certificazioni, altro aspetto importante, questa possibilità data di affrontare la lingua e di portare a casa anche dei certificati spendibili successivamente anche in ambito universitario. I soggiorni linguistici, rimango sempre in ambito lingue, sono un altro aspetto fondamentale, e noi purtroppo in questi due anni abbiamo dovuto fermarci in questo nostro desiderio di portare i ragazzi all'estero, però in tempi non sospetti organizziamo dei soggiorni che permettano ai ragazzi di vivere, agli studenti di vivere la realtà delle lingue che studiano. Quindi indicativamente all'inizio dell'anno i ragazzi possono partecipare a un soggiorno studio in famiglia e il corso di studi in Inghilterra o in Irlanda, e invece in primavera c'è il focus sulla lingua spagnola e sulla lingua tedesca, quindi si organizzano soggiorni sia in Germania che in Spagna. E sempre in quest'ambito un altro aspetto caratterizzante che ci ha visto partecipi negli anni precedenti è il progetto MOVE, cioè la possibilità di avere dei fondi della regione che permettono ai ragazzi di accedere a dei potenziamenti linguistici con Focus Italia, ma poi di avere due settimane all'estero, sempre di potenziamento linguistico, in vista della certificazione. Quindi un corridoio parallelo alle certificazioni in senso tradizionale che vi ho introdotto precedentemente, con questa possibilità appunto di avere due settimane all'estero di approfondimento, il tutto a carico della regione. Quindi una bella possibilità per i nostri ragazzi. Anche questa settimana ne stiamo selezionando un bel gruppo che, sperando che tutto si risolva al meglio, almeno nei mesi a venire, potranno partire per questo approfondimento linguistico. Io mi fermo qui e lascio la parola al collega per l'Istituto Tecnico. Grazie a tutti, spero di essere stata chiara. Vi aspetto ai laboratori linguistici, ai laboratori di presentazione delle attività che potrete prenotare entrando nel nostro sito online, e anche vi invito a visitare la scuola sempre nelle giornate indicate nel sito. Grazie a tutti, buona serata. Grazie mille, adesso ritorniamo e vi presento il quarto indirizzo che vi propone la nostra scuola, che è l'Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing. Come collocazione fisica, questo indirizzo è a 30 metri, un edificio staccato rispetto all'immagine precedente, sempre a Montagnana, a 30 metri, quindi è un edificio a sé.
In questo indirizzo i ragazzi possono approfondire materie di tipo tecnico e è chiamato, appunto, un tempo veniva chiamata ragioneria, quindi materie caratterizzanti sono l'economia aziendale, lo studio del diritto, lo studio di due lingue straniere. Una particolarità che vi offre la nostra scuola è questa. Oltre alle lingue inglese e alla lingua tedesca, è stato introdotto in maniera opzionale, quindi per chi lo desidera, non è un qualcosa di obbligatorio, 2 ore settimanali di lingua cinese. Perché il cinese? La Cina è la prima potenza commerciale al mondo. Ovvio, è super comprensibile, il cinese, la lingua cinese è molto complessa, però vogliamo fornire ai nostri ragazzi un'infarinatura, la conoscenza almeno di qualche termine tecnico che ci permetta di dare un valore aggiunto ai nostri ragazzi che terminano il percorso all'interno della scuola, di scrivere una riga in più, una competenza in più nel curriculum vitae, e questo può essere spendibile in ottica lavorativa. L'Istituto Tecnico Settore Economico, chiamato ITAFM, vi propone studi in ambito scientifico, in ambito umanistico, quindi la preparazione che hanno i ragazzi può permettere loro di affrontare anche il mondo universitario. Adesso non voglio sforare assolutamente con il tempo a disposizione, faremo una carrellata molto veloce di quelle che sono le opzioni, le possibilità, il menu di possibilità che la scuola offre. Come ci esponeva prima la mia collega, all'interno della scuola i ragazzi possono conseguire la certificazione linguistica che è spendibile sia in ottica lavorativa che in ottica universitaria, quindi questa parte è già stata ampiamente affrontata e direi di proseguire. Un'altra cosa che è possibile affrontare all'interno della scuola è la certificazione informatica e CDL. Poi, come vi dicevo, all'interno della scuola i ragazzi si possono fermare, possono soggiornare, possono vivere all'interno della scuola. Quindi a livello extrascolastico la menu, le opzioni sono veramente tante, sia in ambito sportivo, perché abbiamo la possibilità di far sperimentare, far provare i ragazzi vari sport. Un ragazzo, prima di dire il calcio mi piace o preferisco il basket, prima bisogna provare uno sport e poi magari si sperimentando quello che è lo sport preferito, insomma, si va a capire quali sono le proprie attitudini. Corsi di strumento musicale e di canto, un fiore all'occhiello della scuola è l'Accademia Musicale, quindi all'interno i ragazzi possono seguire corsi di strumento musicale o di canto, corsi di informatica, corsi di teatro e partecipazione a opere teatrali anche in lingua. La scuola è molto ampia e offre appunto veramente tanti spazi. Chiedo alla regia gentilmente di proseguire velocemente, altrimenti il tempo a disposizione si esaurisce. Ecco, qui vi volevo proporre qualche immagine appunto di quelli che sono i viaggi studio organizzati dai nostri ragazzi in Germania, Inghilterra, Spagna, che sono appunto i paesi dove vengono studiate le lingue, incontri con l'autore, vengono organizzate mostre che riguardano sia vicende storiche sia fatti di attualità, incontri con testimoni, con storici, e siamo molto attenti anche a quello che è il problema ambientale, è un problema molto molto sentito in questo periodo, e quindi aderiamo a iniziative tipo Mi illumino di meno. Organizziamo le Olimpiadi di italiano e di matematica, quindi i ragazzi si possono confrontare anche con altri studenti, e quindi è un incentivo per dare proprio il meglio. Vengono presentati libri, vengono effettuati corsi di teatro anche per i ragazzi che si fermano nelle ore di laboratorio pomeridiano. E una cosa molto particolare, sono veramente alla fine, sono le convittiadi. Vi spiego brevissimamente cosa intendiamo con convittiadi. Convittiadi ci richiama la parola olimpiadi, praticamente vengono organizzate una sorta di olimpiadi in giro per l'Italia in una settimana dell'anno, in cui i ragazzi che appartengono ai convitti, agli educandati in giro per l'Italia, si confrontano in varie specialità. Questa è un'attività, un'esperienza molto molto interessante per i ragazzi. È un modo per fare gruppo, è un modo per fare sport,
e dà quel senso di appartenenza alla scuola che è un valore aggiunto e unisce molto molto i nostri ragazzi. Sono veramente alla fine, volevo solo invitarvi a quelle che sono le attività che vogliamo proporvi, ovvero vi invitiamo a visitare il nostro sito. Adesso vi propongo appunto quelle che sono le esperienze di laboratorio, così intendiamo con i laboratori orientativi. Praticamente potete iscrivervi anche a più di un laboratorio, per più indirizzi. Un ragazzo che è incerto, io vi consiglio di provare più esperienze. Assistete a, sono due ore, un pomeriggio, a delle attività, delle lezioni che vengono proposte, che sono di materie di solito caratterizzanti, specifiche, un indirizzo di studio, e questo vi permette di toccare con mano e di rendervi conto, sì, questa potrebbe essere la mia strada, oppure no, quasi quasi opto per un altro indirizzo. Quindi ragazzi, prima di fare una scelta, io vi invito di metterci il naso dentro, di sperimentare, e per toccare con mano, ultima slide, poi veramente ho chiuso, vi invito a visitare la nostra scuola, è una scuola molto grande, lì ci sono delle date, una prima data è già stata sabato scorso, e potete visitare la nostra scuola, i nostri laboratori e scambiare due parole finalmente, personalmente, con dei docenti che vi illustreranno le caratteristiche della scuola. Vi aspettiamo e vi ringrazio per il tempo che ci avete riservato. Buona scelta a tutti, in bocca al lupo! Grazie mille Matteo, ringraziamo l'educandato San Benedetto di Montagnana e procediamo con l'ultima scuola, ultima ma non ultima, insomma l'ultima di questa serata, ovvero lo Jacopo da Montagnana. Abbiamo con noi Lara Camon, Sabrina Ferraretto e Valeria Magraviti. A voi la parola per presentare l'offerta formativa dello Jacopo da Montagnana. Prego, inizia di voi. Inizio io, spero mi sentiate, vi chiedo un feedback in merito a questo. Ti sentiamo molto bene. Buonasera a tutti, grazie a te Damiano, buonasera a tutti, sono Valeria Mangraviti e insegno discipline letterarie e latino presso l'Istituto Jacopo da Montagnana e mi definisco un'insegnante innamorata dello Jacopo da Montagnana, di una scuola che autenticamente conquista, nella quale si sente un sapore di vita, di dinamismo, di qualità. E ho il piacere stasera di presentarvi le mie due preziosissime colleghe, la professoressa Sabrina Ferraretto e la professoressa Lara Camon, che invito a rivolgervi un saluto prima che possiamo iniziare il nostro programma di presentazione. Voi la parola. Buonasera a tutti. Buonasera. Scusa Sabrina, buonasera a tutti. Eccole qui, sarà un onore ascoltarle un po' più avanti, ma rompiamo immediatamente il ghiaccio con la visione di un video. Si tratta di un video proprio fresco fresco che abbiamo, la cui realizzazione abbiamo concluso proprio in questi giorni, quindi abbiamo il piacere di mostrarvelo e chiedo pertanto alla regia di mandare in onda il video 1. Grazie mille. Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti allo Jacopo da Montagnana. Allo Jacopo, sei a due passi da uno splendido passato. E se ci sceglierai, sarai a due passi dal tuo futuro. Bene, adesso seguimi. Stai già pensando a cosa farai da grande? Lo so, per te manca ancora qualche anno, ma qui allo Jacopo si cresce in fretta. Se vuoi diventare un mago dell'informatica, lo Jacopo è il posto giusto per te. Vieni al liceo delle scienze applicate. Qui potrai acquisire conoscenze e strumenti che ti permetteranno di comprendere al meglio le opportunità derivanti da questo settore. Inoltre potrai iscriverti al corso di robotica per imparare la programmazione. Aspetta, non finisce qui. Se sogni di lavorare nel mondo della medicina e della microbiologia, il nostro liceo scientifico a profilo biomedico fa proprio il caso tuo. Non chiamarlo soltanto il liceo scientifico. Il nostro liceo ha una marcia in più. Al biennio studierai matematica un'ora in più, ma non chiamarla soltanto matematica. All'indirizzo biomedico unirai le scienze e la matematica
per analizzare i risultati degli esperimenti svolti ed entrare nel mondo della ricerca scientifica. E c'è ancora di più, al pomeriggio potrai seguire dei corsi di microbiologia e al triennio svolgerai un tirocinio orientativo presso ospedali, studi medici e laboratori di analisi. Sarai pronto così a trasformare il tuo sogno in realtà. Niente paura, sei ancora allo Jacopo e io ho il piacere di presentarti il nostro nuovo indirizzo professionale Servizi Commerciali Web Community. Se sei un patito del web, ma non ti accontenti a postare storie su Instagram o a smanettare con il tuo PC, se vuoi essere un protagonista attivo della rete, se vuoi creare pagine web per organizzazioni e aziende, lavorare nell'e-commerce, essere manager di profili social e blog commerciali, se pensi in grande, qui da noi ti troverai alla grande. All'indirizzo Web Community potrai studiare discipline come l'informatica, la grafica, il diritto per il web, l'e-commerce, il web marketing, come anche l'inglese specialistico per il lavoro sul web, il tutto in una didattica completamente laboratoriale. Niente paura, sei ancora allo Jacopo, nella sede dell'alberghiero, l'altra anima del nostro istituto. E io sono qui per introdurti nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza. I ragazzi vengono formati per diventare guide turistiche, addetti al ricevimento nell'hotel, agenti di viaggio, tour operator. Io sono Nicolò, ho capito che la mia passione era quella di rendere un luogo più accogliente. I nostri ragazzi imparano a gestire una cucina alla fine del loro percorso, prestano anche particolare attenzione a quelle che sono esigenze dietetiche. Noi cerchiamo di puntare moltissimo sulla pasticceria innovativa. Insomma, che aspetti? Lo Jacopo ti aspetta! Ecco, grazie mille alla regia, questo è proprio l'invito con il quale ci presentiamo a voi, ma adesso entriamo un po' più nello specifico, nelle varie anime dello Jacopo da Montagnana, che da quest'anno sono addirittura tre. Mi occuperò io di presentarvi la prima, ovvero il liceo scientifico, per cui vi chiedo un attimo di pazienza in modo che io possa condividere con voi, connessione permettendo, le slide, ecco le nostre slide di presentazione, in modo che possiate seguire più in dettaglio i riferimenti all'offerta formativa. Eccoci qui, addentriamoci nel liceo scientifico. Il liceo scientifico presenta diversi percorsi. Iniziamo dal piano di studi relativo al liceo opzione scienze applicate. Si tratta senz'altro di quel percorso che è più indicato per coloro i quali hanno una spiccata propensione per le materie scientifiche e soprattutto per i rami più avanzati nell'ambito dello studio delle discipline scientifiche. Ecco, scienze applicate. Potrete ad esempio studiare l'informatica ogni anno per 2 ore la settimana, quindi l'informatica, se questa è la vostra passione, vi accompagnerà per tutto il quinquennio e in più è senz'altro importante anche il monte ore di discipline come scienze. Vedete un po' ad esempio che al triennio le scienze si studiano per ben 5 ore la settimana, ma ci tengo a sottolineare proprio per mia diretta esperienza che si possono studiare con accuratezza anche le discipline umanistiche, per cui senz'altro potrete diventare ben ferrati anche nell'ambito della letteratura italiana, della storia, della filosofia. Ma il fiore all'occhiello nell'ambito di questo nostro indirizzo è un progetto del quale siamo particolarmente fieri. Un progetto che è aperto per la verità a tutti gli allievi dell'istituto, quindi non esclusivamente a quelli di scienze applicate, ma che senz'altro sta particolarmente a cuore a questi ultimi. Si tratta del progetto Robotica, un progetto di robotica educativa che ha veramente un impatto straordinario nella vita dei ragazzi e si svolge una volta alla settimana nel corso di un pomeriggio e posso garantirvi, perché ho toccato con mano, ho visto coi miei occhi,
che quando i ragazzi trascorrono il loro pomeriggio a scuola svolgendo la robotica, poi non vogliono più andare via, bisogna proprio effettivamente cacciarli. In che cosa consiste la robotica? Consiste in un approccio diretto, laboratoriale, alla programmazione. Programmazione di robot e nuova frontiera della nostra robotica, programmazione di droni. I nostri ragazzi sono davvero degli specialisti, tanto che si sono piazzati in posizioni di tutto rispetto nell'ambito di competizioni, non solo a livello nazionale o europeo, ma anche a livello mondiale. Partecipano ogni anno a competizioni come la First Lego League, che senz'altro sarà nota a quanti dei vostri figli amano la robotica. Si sono classificati per i mondiali di robotica e in realtà li ha fermati solo il Covid, nel senso che la competizione è stata interrotta proprio prima della fase finale. Quindi senz'altro per chi di voi desideri esplorare l'informatica e la robotica in questa dimensione viva, attiva e allo stesso tempo educativa, questo è il posto giusto. Dico robotica educativa perché ad esempio i nostri ragazzi hanno progettato in anni precedenti anche dei modellini, ecco, non so quale sia il termine tecnico, però ve li faccio proprio pensare come dei modellini di città nelle quali si applicassero dei criteri di risparmio energetico e di sostenibilità. Quindi se questa è la vostra passione, è questo senza dubbio l'indirizzo giusto per voi. Ma non finisce qui, come ascoltavate nel video, perché il nostro liceo presenta anche un'altra anima, ovvero il liceo tradizionalmente definito tradizionale, scusate un po' il gioco di parole, quello in cui si equilibrano lo studio delle discipline scientifiche e quello delle materie umanistiche. Per intenderci, in termini molto semplici, il liceo con il latino. Oggi però voglio parlarvi della novità che abbiamo deciso di mettere a punto in vista del prossimo anno scolastico, una novità nella quale crediamo in modo particolare e che abbiamo scoperto risultare di interesse anche per i nostri ragazzi che attualmente frequentano già il nostro liceo e che abbiamo consultato un po' per sondare il terreno. Si tratta del liceo scientifico che abbiamo denominato a profilo biomedico. Di che cosa si tratta? Avete un po' visto alcuni accenni già nel video. Si tratta di un liceo nel quale si dedica particolare spazio a quei saperi e a quelle attività laboratoriali che possono consentire ai ragazzi di conseguire una preparazione di qualità, di alta qualità, in vista di una carriera nell'ambito della medicina e della biologia, della microbiologia, in sostanza verrebbe da dire un po' in tutto l'indotto della medicina. Quali sono le novità rispetto al piano di studi tradizionale di un liceo tradizionale? Per il biennio abbiamo pensato di aggiungere al monte ore dedicato a matematica, tanto nel primo quanto nel secondo anno, un'ulteriore ora. Ma non chiamatela matematica, recita la nostra ragazza nel video, perché si tratterà più che di matematica o della matematica a cui siete tradizionalmente abituati, di una analisi statistica di dati relativi proprio all'ambito medico, dati relativi ad esempio all'evolversi di una epidemia o dati che permettano di interpretare le evidenze che risultano da un esame diagnostico. Ecco, chi è interessato alla medicina comincerà a toccare con mano questa disciplina proprio a partire dall'analisi dei dati. Ma non si fermerà qui, perché poi avrà anche modo, già a partire dal biennio, di seguire dei laboratori di microbiologia. Disponiamo del resto di una struttura laboratoriale ben attrezzata e vi invitiamo a visitarla per quanti già non l'avessero fatto nell'arco della prima scuola aperta. E al triennio che cosa si aggiunge? Al triennio si aggiunge la possibilità di compiere un percorso orientativo nell'ambito di quelli che chiamiamo i PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. I PCTO sono obbligatori, nel senso che al termine del vostro curriculum dovrete aver cumulato un consistente pacchetto di ore
nell'ambito di uno stage di impronta prettamente pratica. Noi ci muoveremo per garantirvi che possiate svolgere il vostro tirocinio presso ospedali, presso studi medici, cliniche, centri diagnostici, e in tal modo sarete proprio pronti ad affacciarvi nel mondo della medicina. Comprendete bene da voi come una preparazione di questo genere vi equipaggerà appieno anche per poter sostenere i test d'accesso alle facoltà come medicina e dintorni. Ecco, questa è la grande novità che vi proponiamo. Una novità che si ripercuote anche sull'orario, perché vi invito adesso a vedere un'ulteriore slide che contiene proprio l'assetto orario del nostro liceo. Tendenzialmente il nostro liceo presenta un orario ripartito sui 6 giorni della settimana, con inizio alle 8:25 e con termine delle lezioni alle 12:25, tendenzialmente per alcuni giorni al biennio, o al triennio alle 13:25. Ma nell'ambito del nostro nuovo liceo a profilo biomedico vorremmo lanciare una sperimentazione, la sperimentazione settimana corta, ovvero spalmare il monte ore, le nostre 28 ore settimanali, su 5 giorni, continuando comunque a uscire alla stessa ora degli altri e semplicemente anticipando di mezz'ora l'inizio. Senz'altro un piccolo sacrificio che però varrà la pena nel momento in cui si può rimanere a casa il sabato, ovviamente non per oziare, questo ci tendiamo a sottolinearlo, ma per poter organizzarsi in vista degli impegni della settimana seguente. Tocco un ultimo tasto prima di passare la parola alle colleghe, ovvero l'importanza delle lingue nella nostra scuola. Crediamo fortemente nell'importanza che i nostri ragazzi diventino cittadini del mondo, e per questo proponiamo loro, oltre allo studio obbligatorio dell'inglese, anche la possibilità, opzionale dunque, di scegliere di studiare lo spagnolo per 2 ore la settimana. Lo studio dello spagnolo dunque si collocherà nell'ambito di un pomeriggio la settimana, e tuttavia insieme con lo studio dell'inglese equipaggerà i nostri ragazzi per poter dialogare al termine del loro percorso di studi sostanzialmente con tutto il mondo. Ecco, questo è quanto offre il nostro liceo, ma ripeto, non finisce qui, come avete già ascoltato nel video, perché adesso la professoressa Sabrina Ferraretto vi parlerà di un'altra novità importante che abbiamo scelto di introdurre a partire dal prossimo anno scolastico. Quindi passo la parola alla collega e vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera a tutti e ringrazio Valeria che si occuperà di mandare avanti le slide al posto mio. E la slide successiva in realtà parla dell'orario del nostro istituto. Noi abbiamo studenti che giungono da 3 province, in realtà dalla provincia di Padova, dalla provincia di Vicenza e dalla provincia di Verona. E quindi da un lato per adeguarci agli orari dei trasporti, ma dall'altro anche per venire incontro alle esigenze del cervello del giovane adolescente, che gli studi ci dicono che al mattino presto non rende molto, abbiamo scelto di iniziare alle 8:25. Questo permette a tutti di arrivare comodamente a Montagnana, ma anche veramente di affrontare la lezione della prima ora attivi e carichi. È un orario che poi prevede di finire alle 12:25 o 13:25, a seconda, il biennio ha dei giorni in cui finisce alle 12:25, mentre il triennio finisce sempre alle 13:25. Grazie Valeria. Bene, io vi parlo invece dell'istituto professionale per dei servizi commerciali, detto Web Community. Io sono stata in qualche scuola media a fare delle presentazioni, e quando dico web i ragazzi sanno subito di cosa sto parlando, e quando dico community mi dicono Instagram, Twitter, Facebook, è un po' da vecchi, però insomma i genitori lo usano e sono preparatissimi. È un mondo che li affascina, ma che è anche una grandissima opportunità dal punto di vista professionale. E il web è indubbiamente onnipresente nella nostra vita sociale, ma anche per gli acquisti, per le ricerche, per l'informazione, e quindi il mondo del lavoro ha bisogno di una figura specializzata proprio sul mondo internet.
Abbiamo quindi pensato a questa figura professionale che potrà sì gestire i siti web e i profili social delle aziende, ma anche occuparsi di marketing, di pubblicità, di e-commerce e quindi curare a 360 gradi la presenza di un'azienda sul web. Uno di questi ragazzi che ho conosciuto alle scuole medie mi ha detto: sì, è come quando tu cerchi le mountain bike e la volta dopo che entri hai un sacco di pubblicità di mountain bike. E lui ha già capito uno dei principi fondamentali del marketing e anche se non lo sa, sa che ci sono i cookies che ci profilano e quindi ci fanno vedere quello che ci interessa. Per cui questa figura professionale è completamente preparata per gestire appunto l'immagine e l'attività economica di un'azienda sul web. Quindi si può lavorare in un'azienda se l'azienda è abbastanza grande e strutturata da prevedere questa figura al proprio interno, oppure in un'agenzia che quindi segue diverse aziende più piccole, di dimensioni più ridotte. Ovviamente tutte le aziende della pubblica amministrazione e gli enti pubblici poi hanno bisogno di questa figura. Voi avete adesso siamo perseguitati dallo SPID perché non riusciamo a entrare più da nessuna parte se non abbiamo lo SPID. E quindi il mondo internet, la pubblica amministrazione stessa ha bisogno di specialisti. E poi organizzazioni, associazioni di categoria che offrono ai loro associati questa professionalità per le piccole aziende o i negozi che in proprio non potrebbero avere questa figura all'interno. Gli orari di questo indirizzo, scusami, allora vi faccio vedere, vi illustro il piano di studi che prevede l'area comune, che è comune un po' a tutte le scuole secondarie, quindi italiano, inglese, matematica, storia, geografia, diritto in questo caso, ma che ha poi delle materie assolutamente particolari e con una fortissima presenza laboratoriale. Ci sono le scienze, ci sono le TIC, cioè informatica, per 3 ore alla settimana, di cui 2 necessariamente in laboratorio. Quel B016 che insomma per i non addetti ai lavori vuol dire che c'è un assistente di laboratorio, quindi l'insegnante è affiancato da un altro docente e i ragazzi realizzano le pagine web, i profili, tutte quelle cose che abbiamo visto. E, oltre all'inglese classico, è prevista anche dalla classe seconda un'ora extra di inglese specifico per il web e una seconda lingua straniera. La nostra proposta è il tedesco perché professionalmente parlando è una lingua trainante e poi tecniche professionali dei servizi commerciali. È il diritto applicato a internet e quindi web marketing, pubblicità, e-commerce, legislazione per vendere in internet, la legislazione internazionale che serve per comprare e per vendere e poi la grafica, perché ovviamente il laboratorio di espressioni grafiche, ovviamente quello che pubblico sul web deve essere bello, deve essere accattivante, i colori devono essere giusti, il contrasto e quindi anche questo laboratorio. E moltissime ore sono spese in laboratorio proprio a intanto navigare, conoscere, analizzare la concorrenza, imparare, ma subito a realizzare siti, pagine, profili, campagne pubblicitarie. Quindi un indirizzo con veramente una preparazione che poi nel momento dell'ingresso nel mondo del lavoro rende i ragazzi veramente appetibili dalle aziende. Gli orari sono gli stessi del liceo e dell'alberghiero, fatta eccezione ovviamente per il profilo biomedico, cioè 8:25, 13:25 con un pomeriggio, un rientro pomeridiano sempre in laboratorio di grafica informatica. Io ho concluso, se non ci sono domande. Grazie. Bene, allora eccoci qui, se non vediamo altre domande, e se andate a conclusione, se ci sono altri interventi. Sì, c'è. Pronto? Mi hanno messo a presentare sì, io? Prego, prego. Allora, vediamo se riusciamo.
vedere la mia schermata. Allora, io sono. Vedete la schermata? Sì. Mi sentite? Sì. Allora, buonasera, io mi presento, io sono Camon Lara e insegno in questa scuola la materia di laboratorio enogastronomia, settore sale e vendita. E che dirvi, io sento questa scuola come la mia seconda casa perché il destino ha voluto che io negli anni 90 ormai avessi frequentato questo istituto e poi comunque l'ho vissuto un'altra volta sotto la veste di insegnante, quindi è circa 20 anni che insegno questa scuola ed è per questo che io lo ritengo un po' la mia seconda casa. Allora, io vi presento un po' un quadro orario abbastanza complesso per quanto riguarda l'Istituto Alberghiero. E vorrei precisare che è molto più semplice, da analizzare se andiamo a dividere, il nostro quinquennio in due momenti importanti, il biennio e il triennio. Quindi il biennio, lo chiamiamo come biennio comune perché il percorso è comune, quindi tutti i ragazzi sono chiamati a seguire. Per quanto riguarda i laboratori, tutti e quattro i laboratori, che dello specifico chiamiamo laboratorio di cucina, il laboratorio di pasticceria, il laboratorio di sale e vendita e il laboratorio di accoglienza turistica. E cosa succede alla fine del secondo anno? I ragazzi sono appunto chiamati a fare la loro grande scelta, quindi di andare a perfezionare il proprio percorso scolastico, quindi gli ultimi 3 anni che li porterà alla maturità nella scelta del settore. Quindi i ragazzi nel primo momento, i primi 2 anni, vengono portati a conoscenza di tutti e quattro i laboratori per avere una maggiore infarinatura e una maggiore consapevolezza della scelta che poi faranno. Guardate, noi per esperienza all'inizio del primo anno chiediamo ai ragazzi: ma tu perché hai scelto questa scuola? E sempre più spesso vediamo che poi nel percorso degli anni, del primo anno soprattutto, se la loro spinta era quella di essersi iscritti alla scuola alberghiera perché voglio diventare cuoco, perché voglio diventare un barman piuttosto che un pasticcere o l'organizzazione di un'agenzia viaggi, scoprendo anche, frequentando le altre materie, scoprono dentro di sé di avere delle altre attitudini, spesso contrarie a quella che è stata la spinta principale che ha fatto comunque li ha spinti verso, insomma, la nostra scuola. Il quadro orario settimanale per quanto riguarda il biennio è strutturato nelle materie di italiano, storia. Il primo anno invece troviamo solo per il primo anno la materia di geografia. Abbiamo due lingue straniere, l'inglese qui scritto in nero perché comunque è una materia comune a tutti. Si può scegliere poi invece come seconda lingua il francese, il tedesco e addirittura anche lo spagnolo. Abbiamo delle ore di diritto e economia, delle ore di informatica, di matematica, scienze, quindi scienze degli alimenti, che sarà una materia importante per i ragazzi perché attorno al terzo anno si appassionano talmente tanto che addirittura ragazzi che avevano assolutamente scartato l'idea di iscriversi all'università, poi proseguono soprattutto per quanto riguarda la facoltà, l'università, per quanto riguarda le scienze legate alla gastronomia, a scienze dell'alimentazione. Abbiamo delle ore di scienze motorie, religione, principi di alimentazione ed ecco qua i tre laboratori. Come vengono strutturati i tre laboratori? Allora, qui vedete un sacco io vado subito direttamente ai laboratori perché ci sono un sacco di asterischi, un sacco di parentesi. Sostanzialmente il gruppo classe di inizio anno viene diviso in due. Contemporaneamente in classe entreranno l'insegnante di laboratorio di cucina e l'insegnante di laboratorio di sala barra. E, lezione per lezione vengono scambiati i due gruppi, quindi se oggi il gruppo A è entrato in laboratorio di cucina, la prossima volta entrerà il gruppo B.
E quindi gestiamo dei piccoli gruppi, non un'intera classe durante il laboratorio di sala e vendita e il laboratorio di cucina, affinché possiamo seguire, soprattutto nel primo biennio, seguire con attenzione e proprio precisione quasi personalizzata qual è la formazione di base dei nostri studenti. Premetto che all'inizio del primo anno, all'inizio dell'anno scolastico, i ragazzi in età, scusate, in età in orario scolastico frequentano il corso legato alla sicurezza dell'ambiente di lavoro prima di entrare nei laboratori. Quindi quei corsi che tutti conosciamo per poter entrare a lavorare nelle cucine, nei bar, quindi loro sono pronti anche per entrare nel mondo del lavoro. E i corsi legati anche alla sicurezza alimentare, quindi legati alla KCCP, corsi che sono poi valevoli. E una volta che i ragazzi hanno superato il corso, che è una formazione effettuata dai docenti di laboratorio di diritto e di scienze degli alimenti, hanno la patente per poter entrare nei laboratori. E quindi, come vi avevo anticipato, alla fine del secondo anno i ragazzi devono fare una scelta ed ecco perché ho diviso questi 5 anni in due momenti particolari. Qui stiamo guardando il quadro orario, scompare quindi, vedete, il primo e il secondo anno, il quadro orario di un ragazzo che ha scelto il percorso cucina. E le materie che andrà a frequentare sono scienze e cultura dell'alimentazione per 4 ore a settimana, di cui in presenza con l'ITP. L'ITP è un insegnante tecnico pratico, quindi l'insegnante tecnico pratico di cucina entra in classe con l'insegnante di scienze e cultura degli alimenti affinché queste due materie si possono legare in maniera sostanziale, quindi si parleranno delle farine, quindi l'insegnante di cucina si ha trattato o utilizzato delle farine insieme all'insegnante di alimenti e si fa un ulteriore approfondimento anche a livello teorico. Poi abbiamo diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, laboratori e servizi enogastronomici settore cucina e per quanto riguarda settore bar, i ragazzi anche al quarto e al quinto anno frequentano 2 ore a settimana con l'insegnante del settore bar. Perché? Perché la cucina viene completata con delle pillole legate alle tecniche di abbinamento cibo-vino, quindi abbiamo un attimo sviluppato la figura professionale del cuoco, cioè il cuoco o lo chef di cucina, come lo vogliamo chiamare, non si limita solo a trattare e avere conoscenze professionali del settore delle vivande, ma anche delle bevande. Per quanto riguarda invece l'articolazione di arte bianca e pasticceria, abbiamo evidenziato appunto l'articolazione unica nel territorio, diciamo che siamo una delle poche scuole che offrono il percorso professionale legato alla pasticceria, che non è solo pasticceria dolce, ma è anche la pasticceria salata, quindi tutta la manipolazione delle farine. E anche qui non è scritto, ma una cosa che va molto di moda e che ancora non è decaduta è tutto quello che ha a che fare con il cake design. Anche qui i ragazzi faranno un percorso legato alla scienza e cultura dell'alimentazione. Anche qui un'altra volta ci troviamo una materia strettamente legata all'ITP, quindi l'insegnante tecnico pratico di pasticceria, diritto e tecniche amministrative, laboratorio appunto di pasticceria per 7 ore, poi 5 ore a settimana, e ancora una volta ci troviamo il settore bar all'interno della pasticceria. Cosa c'entra settore bar all'interno della pasticceria? Proviamo a pensare alle pasticcerie che offrono anche il servizio di caffetteria, quindi quelle aziende che sostanzialmente hanno le licenze che una volta si chiamavano, tra virgolette, licenze di bar bianco, e quindi la capacità di poter gestire anche tutto un banco bar legato alla caffetteria e tutte le bevande analcoliche. Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi. Per quanto riguarda invece l'accoglienza turistica, qui abbiamo a che fare con tutto il settore legato alla gestione di tour operator, agenzie viaggio, gestione di grandi eventi,
anche a livello congressuale, e qui vediamo che ancora una volta la scienza e cultura dell'alimentazione è ben presente nel quadro orario fino al quinto anno, diritto e tecniche amministrative, strutture ricettive, e ancora una volta troviamo l'insegnante tecnico pratico di laboratorio insieme all'insegnante di scienza e cultura dell'alimentazione, tecniche di comunicazione e laboratorio arte e territorio. Per quanto riguarda invece la mia materia, è sale e vendita, anche qui come vedete nel quadro orario la presenza costante dell'insegnante di scienze alimenti assieme all'insegnante di tecnico pratico, e anche qui troviamo in forma contraria al settore cucina, e troviamo l'insegnante di cucina presente in questo percorso. E, per quanto riguarda le esperienze legate al PTCO, che la collega prima vi aveva accennato, anche l'Istituto Alberghiero è chiamato, e forse è anche un appuntamento importante per i ragazzi, e al terzo e al quarto anno sono chiamati a confrontarsi un po' con al mercato del lavoro, e quindi le prime esperienze di simulazione in azienda. E nella slide vediamo che sono citate delle strutture di altissimo livello. Ecco, noi accompagniamo noi docenti di laboratorio, accompagniamo la scelta della struttura ricettiva o ristorativa per questo tipo di esperienza, e proprio quasi personalizzata, ragazzo, quasi facciamo un colloquio. Quando un ragazzo ci chiede: ma io, prof, vorrei andare in quell'albergo di 5 stelle, ecco, noi innanzitutto facciamo un'indagine se il ragazzo è in grado di gestire la sua quotidianità, perché poi sembrano tutti bravi ragazzi e forti nel mondo, ma poi manca la mamma, il papà, quindi diamo soprattutto maggiore attenzione all'autonomia della loro persona. E abbiamo e collaboriamo costantemente, vedete anche il Fort Village, i ragazzi più meritevoli accompagnati dal docente passano queste settimane in questo villaggio che sicuramente conoscete, uno dei villaggi più importanti a livello qualitativo. I laboratori che noi abbiamo sono laboratori che contengono più classi contemporaneamente, anche sono laboratori molto grandi, soprattutto l'anno difficile che abbiamo appena concluso, quindi l'anno scolastico scorso, i laboratori sono sempre stati attivi e quindi i ragazzi non hanno perso nemmeno un'ora, credo. Io sono stata un'insegnante fortunata perché l'anno scorso ho sempre visto i miei alunni in laboratorio, e abbiamo anche la possibilità di effettuare delle lezioni, chiamiamole video sorvegliate, ma forse le mie colleghe mi diranno che è il termine sbagliato. Ecco, tutti i laboratori hanno una capacità di registrare le lezioni, ma non perché le dobbiamo pubblicare all'esterno, ma perché poi queste lezioni di laboratorio vengono poi riprese e riviste in un secondo momento assieme agli alunni, per poi andare a rivedere quello che è stata l'esperienza fatta nel laboratorio, andare ad aggiustare eventuali errori. E secondo me questa ha una valenza importante nell'andare a rivedere una lezione già fatta. Non so se mi sta sentendo. Ha ancora un massimo 5 minuti. Va sì, bene, grazie. Anche meno. Ecco, queste sono delle foto dei nostri laboratori in dotazione. Come vi dicevo, anche in questo momento di restrizione riusciamo a fare entrare in sicurezza più classi. E continuiamo le nostre attività. Questo è il laboratorio di sala, ecco, gli alunni entrano in un laboratorio molto scarno e spoglio, poi di ora in ora, di lezione in lezione, e in base all'indicazione dell'insegnante vengono poi indirizzati verso una simulazione di un buffet in piedi, piuttosto che un American bar, piuttosto che un servizio di ristorante. Una cosa che mi volevo un attimo soffermare, e come vi dicevo prima, e dopo concludo, vi dicevo prima che gli sbocchi professionali non sono solo quelli conosciuti, sommelier, maître d'hôtel, barman, chef di cucina,
piuttosto che pasticcere. E sempre più spesso il mercato del lavoro ci chiedono delle figure professionali quali il food and beverage manager, e sempre più ragazzi chiedono verso il quarto e quinto anno di essere indirizzati anche all'iscrizione all'università. Tra le più richieste sono lingue e letterature straniere, scienze gastronomiche, scienze del turismo, economia e gestione dei servizi turistici. Ecco, quindi io ho concluso la mia breve presentazione e lascio la parola. Grazie mille, grazie a tutti per l'esposizione. Siamo in chiusura, ringraziamo quindi le scuole che hanno partecipato quest'oggi, ovvero il Pavoni, l'Educandato San Benedetto e lo Jacopo da Montagnana. Appuntamento per giovedì prossimo, sempre dalle 18.30 alle 20.30, con Elisabetta Frigerio per il servizio di dispersione, ma soprattutto con la presentazione delle scuole del Manfredini e della Testino. Inoltre avremo l'intervento dell'esperta psicopedagogista e docente, dottoressa Anna Maria Schiesari. Ringraziamo per l'attenzione e ti aspettiamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti.